Il film Interactions, quando il cinema guarda alla natura a Verbania. Gran finale per il progetto che quest'estate ha portato la pellicola sul Lago Maggiore, prima all'eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno, poi a luglio all'Isola dei Pescatori. Sabato sarà proiettato al Grand Hotel Majestic di Pallanza in un momento su invito che raccoglierà accanto alle autorità del territorio anche le diverse realtà legate al tema ambientale. Un momento quindi di confronto e di approfondimento. Ci saranno anche gli amministratori della sponda lombarda del Lago Maggiore. Interactions, un po' film, un po' opera d'arte, è un progetto della ONG Art for the World, prodotto dalla presidente Adelina von Fürstenberg. Obiettivo: sensibilizzare maggiormente le persone rispetto agli effetti del cambiamento climatico. È un'antologia di 12 brevi film firmati da altrettanti registi che si interrogano sul rapporto tra l'uomo e gli animali, sulla conservazione della natura, sulla fauna in generale, quella marina, l'acqua e molto altro. A Verbania saranno presenti la presidente von Fürstenberg e Clemente Bicocchi, regista di uno dei film, Crepuscolo. Tutti i trailer delle pellicole, peraltro, sono disponibili sul sito di Art for the World. La volontà dei promotori è quella di lasciare poi il film per proiezioni sul territorio, ancora da definire il luogo. La visibilità di questa produzione ha molteplici effetti e colloca Interactions come esempio eccellente di sostenibilità e cooperazione interculturale tra l'opinione pubblica, la società civile ed i partner di questo progetto cinematografico. La prima mondiale della pellicola lo scorso ottobre in occasione della Festa del Cinema a Roma.